Il progetto Biennale College è un progetto fortemente voluto dal nostro presidente Baratta e che noi direttori abbiamo accolto molto volentieri perché capiamo l'importanza di accompagnare, perché di questo si tratta, non vogliamo essere un'accademia, una scuola, ma di accompagnare anche con un contraddittorio serrato un progetto di produzione che faccia crescere. La cancianza qua, siccome rimane solo, un po' di più. Okay. Oh, bravi! Quasi tutto giusto. Ci sono un sacco di possibilità di orchestre giovanili con repertori classici. In Italia ce ne sono abbastanza, accademie. Però non fanno questo tipo di repertorio. I have a lot of chance to play like that with orchestra, the music, contemporary music, so I'm very happy to be here. Ragazzi provenienti da tutto il mondo, da tre continenti, che hanno risposto a una nostra richiesta, cioè quella di formare un'orchestra che nell'arco di questa settimana potesse affrontare con dei tutor e con, sotto la guida del maestro Carulli, una partitura veramente molto ardua che richiede molte prove, una certa dedizione. Scusami, aspetta. No, quello, scusate, battuta 10, sforzato in piano, non forte. Cioè, mi avete fatto un colpo qua? Si è pensato bene di unire all'esecuzione del brano di Sinopoli anche questo Siegfried Idyll, quindi i ragazzi in questo caso hanno, diciamo, la doppia opportunità di rafforzare il loro legame con la musica classica tradizionale e anche cimentarsi in brani molto difficili, come nel caso di Sinopoli, veramente un brano molto complicato. La difficoltà è stata che quando abbiamo aperto la parte, un po' tutti ho scoperto, abbiamo aperto la parte e l'abbiamo richiusa immediatamente. Di sicuro dal punto di vista dell'insieme è quanto di più complicato io abbia visto fino ad adesso, perché questa partitura per 22/23 strumenti, tre cantanti, è una musica dove non esiste la ripetizione è bandita. Veramente metti a nudo le difficoltà di ogni esecutore. È un pezzo praticamente dei giorni nostri e il maestro ha avuto l'opportunità di studiare col Sinopoli stesso, quindi sicuramente ne saprà molto di più di chiunque altro. La difficoltà è la gran quantità di cambi ritmici, veramente di battuta in battuta, e non solo, anche i cambi metronomici che appunto lo differenziano da altri pezzi come quelli di Stravinsky, per esempio. La parte è veramente, veramente difficile, però devo dire che i ragazzi sono tutti bravissimi, quindi poi in prova è andato tutto molto meglio del previsto, ci confrontiamo, ci sosteniamo, abbiamo anche fatto molta amicizia. Quindi c'è anche questo lato umano di condivisione che è veramente meraviglioso. Napoli? Oh, ma sei andata col treno, no? Oserei dire una famiglia, più... sì, si è creato un legame un po' più stretto, nonostante ci siano anche differenze di età, non abbiamo tutti la stessa età. 19 anni, violinista, diciamo, sono la più piccola a partecipare a questo progetto. You need to be very strict with the conductor and be every... It's not like when you play classical music to be perfect on the note, but you need to be perfect with the conductor, and that's the part you're learning here.
Proprio ieri sera ho detto a loro, perché siamo andati avanti una mezz'ora in più e potevamo andare anche molto. Sono stato io ad interrompere la prova. I ragazzi non hanno detto assolutamente niente. Spesso i professionisti guardano l'orologio, la prova è dalle 10 all'1 e se il maestro all'1 meno un minuto non ha smesso, sono guai. For me, what is most exciting? You bring together so many musicians from all over the world and unify and create these wonderful sounds and wonderful music. We play many things together against the whole orchestra, and we have to look at each other and change sticks together or many things. La battuta. Sì, prima sono sempre movimenti veloci. Quando vedi movimento lento e puoi levare la partitura, Sinopoli utilizza tantissimi strumenti e parte del lavoro inizia proprio qui, cioè nel decidere che cosa ciascun percussionista suona. L'ultima sezione del palcoscenico è interamente occupata di percussioni per tutta la sua larghezza e i percussionisti all'interno del pezzo si devono anche spostare tra un set e l'altro per raggiungere uno strumento piuttosto che un altro secondo quanto abbiamo pianificato nella nostra divisione. I ragazzi arrivano qua, come si dice, già saputi, sanno suonare lo strumento magnificamente, però stiamo cercando di integrarli all'interno di una pratica che è una pratica ricca di indicazioni. Non è soltanto sedersi lì per 3 ore, fare la prova e andarsene, è qualcosa che va oltre.